Salve a tutti, io sono Charlie Fox Makeup e questo è il mio video prodotti capelli finiti del mese di giugno. Allora, questo qui è il Garnier Ultra Dolce Illuminante alla Camomilla. Questo l'ho preso per le mie figlie, sono 250 ml. Siccome loro hanno i capelli chiari, io lo usavo quando ero bionda ed è ottimo, schiarisce tanto. Poi con l'aiuto del sole ancora di più. Questo è abbastanza, diciamo, naturale, quindi ottimo shampoo della Garnier. Ho terminato questo shampoo Sunsilk morbidi e luminosi. Ottimo shampoo, potete evitare anche il balsamo usando questo. È veramente molto nutriente. Questo lo uso soprattutto anche dopo il mare. Dopo una giornata particolarmente soleggiata che mi secca i capelli, è veramente ottimo. Questo è ottimo anche dopo la decolorazione, se vi interessa. E sono sempre 250 ml di prodotto. Questo ha un costo minimo, spesso lo trovate anche in offerta. Ho terminato dopo 2 anni, e non sto scherzando, questo L'Oreal Elvive Olio Straordinario. Quest'olio è veramente straordinario, cioè ripara il capello, è assurdamente professionale, la boccetta è in vetro e sono 100 ml, ma bastano veramente 2 goccine sulle punte dei capelli oppure come pre-shampoo sui capelli umidi anche prima di asciugarli. È un olio eccezionale. In barba a tanti oli che costano tanti soldi, questo ha un costo diciamo tra i 7 e gli 8 euro, ma è eccezionale veramente. Un olio unico. No, il nome non si è sbagliato, straordinario, perché all'interno contiene ben 6 oli di fiori preziosi. Ecco, se volete anche, diciamo, un esempio valido di un dupe, però solo per capelli, dell'olio Nuxe che funge anche come olio per capelli. Questo olio per capelli è come l'olio Nuxe. L'olio Nuxe rispetto a questo ne ha 6 in più, se non erro. Ma questo comunque è anche un ottimo olio per capelli, soprattutto per le doppie punte, e ve lo posso confermare. Ho terminato questo campioncino di shampoo e balsamo dello Diego della Palma. E questo shampoo Acid Plex è ottimo, veramente ottimo. E ristruttura e illumina il capello. Io lo shampoo, vabbè, sembra una cosa un poco più blanda, però il balsamo veramente, cioè io come l'ho spalmato sui capelli, ho sentito proprio la differenza assurda da prima e dopo. Se trovate questo shampoo Acid Plex di Diego Dalla Palma, ve lo straconsiglio. È assurdo. Ho terminato questa maschera HQ Ponytail della skincare coreana che ha fatto HQ ultimamente. L'ho trovata come novità e vi ho fatto anche un video a parte. Se volete lo andate a vedere, andate a curiosare di cosa si tratta. A me ha lasciato, diciamo, un'ottima impressione perché i capelli sono ancora tuttora morbidi e setosi. Cioè, veramente, anche il dopo, cioè che l'avete usata, si sente ancora l'effetto di questa maschera. Ed è eccezionale, veramente eccezionale, unica. Ve l'ho mostrata nel video se siete interessati ed è ottima. Ho terminato questo shampoo al Coco Head & Shoulders. Vi dico la verità, io questi qua, gli shampoo Head & Shoulders, nonostante hanno detto che è lo shampoo numero uno, io non li amo tanto, sinceramente. Non sono tanto attratta da questi shampoo. Anche quando li uso, non vedo tutta questa differenza. Poi questo non ha proprio l'odore di cocco. Cioè, ha l'odore di uno shampoo normale con una leggera profumazione al cocco. Non lo so, forse qua si punta di più sull'effetto, non lo so, però tutto questo effetto non è che l'ho visto io. Cioè,
l'ho visto più con i campioncini anziché usando spesso questo qui. Cioè, quindi ve lo consiglio se volete provarlo. Però per il prezzo che ha, a me non mi ha colpito, vi dico la verità. Cioè, è uno shampoo tutto qui.